Siamo a Bianchi, piccolo paesino della Presila Cosentina. Quest'anno siamo a rivivere la terza edizione del Presepe Vivente, che dopo 2 anni di stop causa la pandemia, c'è l'occasione di ritrovarsi e rivivere con la città di Betlemme e la Natività l'evento di oltre 2000 anni fa. Questo è stato possibile grazie all'impegno e all'idea del nostro parroco Don Giuseppe Trotta, che ha proposto ai giovani, ai meno giovani del paese, di riprendere la strada che si era stata interrotta. E quindi sull'esperienza di 2 anni fa, quest'anno si è riproposta la Natività, dove vediamo impegnate quasi 100 persone, 100 figuranti, tutti ragazzi e meno giovani del luogo, i quali occupano 20 postazioni che rappresentano il falegname, il fabbro, il mercato, i soldati romani e quant'altro. Quindi rivivere la città di Betlemme è veramente un momento d'orgoglio per il nostro paese. Orgoglio perché tutto ciò che è stato realizzato è a livello volontario, a livello amatoriale, una consuetudine del paese che si presta con i giovani a far sì che ciò che può essere utile per promuovere il territorio e accomunare tutti quanti ci si trova insieme a fare una manifestazione. E questa rappresentatività della Natività ha mosso un paese intero. Per circa 2 mesi, iniziando con i preparativi per realizzare la capanna e gli steccati e quant'altro, ha visto impegnati queste persone che con abnegazione e passione e interesse esclusivamente culturale e per l'amore del paese si sono impegnate, e oggi siamo qui a rivivere questa prima giornata, mentre poi ce ne seguiranno altre 2 il giorno 30 e il 6 di gennaio. Questo, ripeto, questo contributo che danno i volontari, e l'iniziativa è stata anche sostenuta dall'amministrazione comunale, che ha offerto totalmente il supporto e quanto possa essere stato utile per la buona riuscita. L'evento deve certamente servire a rivivere il Natale, ma deve servire anche, come dire, di intenerire i cuori, cercare di dare un messaggio da Bianchi anche per un mondo migliore, per evitare le guerre, per far sì che la gente sia solidale e sia vicina l'una all'altra. Quindi una riscoperta delle tradizioni, ma innanzitutto la riscoperta dell'uomo, dell'umanità, del proprio vicino, per essere sempre uno ad aiutare l'altro. Ecco, questo è il senso di questo Natale che la Chiesa di Bianchi, attraverso il nostro parroco, ha inteso promuovere, e ci auguriamo che da qui, da Bianchi, parta questo messaggio di serenità, di amore e di fratellanza.